Boys. Quando tanti anni fa il blues, questa forma musicale, dalle campagne si è spostata in città, e magari qualcuno, oltre ai giovanissimi e anche ai non più giovani, può interessare, si è spostato e ci fu questa grande migrazione del blues dalle campagne alla città, perché nel 1929, casualmente nello stesso anno famoso per la Grande Depressione e la crisi di Wall Street, ci fu una inondazione del Mississippi, che è il più grande fiume dell'America, e quindi invase le campagne, ci fu proprio una catastrofe e molti lavoratori del sud furono costretti ad andare verso il nord, dove c'era il lavoro nelle grandi città e nelle grandi fabbriche del nord. Quindi c'è questo cambiamento di stile, dal blues acustico, prevalentemente acustico, si passa a un blues semielettrico, quasi elettrico. Quello che noi adesso vi facciamo ascoltare è un brano di Mississippi Muddy Waters, che è quel grande musicista, sto cercando di capire se è rappresentato in qualche fotografia, c'è, ma adesso lo ritroviamo, e si chiama Can't Be Satisfied, ed è un brano che ha lanciato questo famoso musicista negli anni 40, e Muddy Waters era uno di quei musicisti che sono diventati famosi, ma lui ha incominciato a lavorare nelle campagne come trattorista, esattamente come il suo collega B.B. King, e questo è Can't Be Satisfied. E quello che suona Massimo Serra, è uno strumento che è ricavato dall'idea dell'asse da lavare. Nella musica blues all'inizio si usavano molti strumenti di natura domestica, quindi c'era l'asse da lavare, c'erano i cucchiai di legno, c'erano i colli delle bottiglie. Come voi sapete, avete magari provato anche voi tante volte, soffiando nel collo della bottiglia si ottengono diverse sonorità e diverse timbriche e diversi accordi, quindi a seconda di come era piena la bottiglia si otteneva un suono diverso. Poi dopo magari potete andare da Ziba, lì dove ci sono le bottiglie, che vi fa lui un esempio, a seconda della quantità, e quindi si suonavano i colli di bottiglia, poi si suonava il lattofono, che era un manico di scopa con un filo di ferro dentro un secchio, e si suonava più o meno il suono del basso, quello che suona di solito il nostro amico Tino Cappelletti. Questo si chiama Can't Be Satisfied e fa così.